Amici di accordo e di chitarre, salve a tutti, Alex Massari, nuovo appuntamento con la rubrica Band, dove questa volta affronteremo un brano di produzione più recente, I'm Yours, di Jason Mraz. Brano che originariamente ha un andamento reggae piuttosto rilassato e che con un pizzico di azzardo ho cercato di trasformare in rock and roll abbastanza serrato. Questo per avvicinarsi un pochino ai cliché anni 50, un pochettino alla Chuck Berry, che spero siano di vostro gradimento per questo mese, per questa lezione. La difficoltà principale arrivava dal tipo di progressione. Primo grado, quarto, sesto minore, quinto. Progressione dichiaratamente tonale e proprio per questo poco adatta allo scopo e allo stile in questione, che però alla fine ha dato vita a un miscuglio abbastanza divertente da suonare. Il brano inizia con un marchio di fabbrica inconfondibile, legato iniziale sulla terza maggiore, double stop con slide di un semitono. Legato iniziale che potremo eseguire anche con uno slide. Marchio di fabbrica inconfondibile, presente nell'intro di Johnny B. Goode di Chuck Berry. Per i primi due accordi ho utilizzato una linea sulle corde basse, che partendo dalla tonica passa per terza maggiore e cromaticamente arriva fino alla quinta. Indispensabile la pennata alternata. Nel sesto grado minore ho alternato la tonica, la bemolle, alla triade si, di fatto aggiungendo la settima minore all'accordo. Cromaticamente raggiungiamo la fine della progressione, l'accordo di Mi, al quale in un secondo momento ho ancora aggiunto settima minore e nona per sottolineare meglio lo stile in questione, anche se sarà inevitabile un piccolo ritocco alla linea melodica. Il giro si ripete una seconda volta e per aprire la strada alla parte solista. Ho suonato a questo punto il tema iniziale, questo per ricordare meglio il brano originale, visto che oramai mi sembrava decisamente molto lontano. Il solo inizia con una ripetizione dell'intro, al quale ho aggiunto una piccola frasetta tipicamente anni 50. Seguo
secondo accordo, fa diesis, dove ho inserito delle seste. Attenzione a dare la giusta fluidità al passaggio. Arriviamo dalla frasetta precedente. Nell'accordo di La bemolle minore incontriamo dei double stop preceduti da alcuni bending. Ancora con dei double stop, stavolta sull'ultimo accordo Mi, enfatizzando settima minore e terza maggiore. Nella seconda parte, nel secondo giro, ancora un cliché inconfondibile. Suonato due volte sul primo accordo Si e una volta sul secondo accordo Fa diesis. In questo caso attenzione al lettering sulla quinta. Per dare la giusta sonorità al passaggio. La frase prosegue con un lick dove faremo attenzione a legare le ultime tre note sulla seconda corda. Questo per avere il tempo di nascondere il plettro e per affrontare il lick successivo, forse il più complesso dell'intero solo. Il lick in questione è piuttosto particolare e probabilmente di derivazione country, prevede un bending al quale alterneremo delle note della scala minore pentatonica di La bemolle. La difficoltà maggiore sarà quella di tenere ferma la nota in questione, il do diesis, tirato di un tono, e per questo dovremo mollare l'indice e cercare di diteggiare le note della pentatonica con mignolo e appunto indice, tenendo ferma. Finale ancora le seste, questa volta diteggiate con indice e pollice.
Il nostro incontro termina qui. Spero abbiate trovato qualche spunto interessante per i vostri studi e come di solito vi ricordo le trascrizioni all'interno della rubrica band su chitarre di questo mese e le backing track che potrete scaricare da questa pagina. Vi aspetto al prossimo appuntamento.